Io sono stata una vittima delle ingerenze straniere nei miei affari interni, quindi non sono un leader politico che fa ingerenza straniera negli affari interni. Quello che posso dire è che l'Italia e gli Stati Uniti sono due nazioni che hanno dei rapporti estremamente solidi e che quei rapporti non sono mai cambiati nonostante il mutare dei governi. È l'unica cosa che mi interessa. Poi le mie idee politiche lei le conosce bene, sa anche che io sono presidente dei conservatori europei, immagino sappia anche che nei conservatori europei è iscritto anche il Partito Repubblicano tra i partiti global, diciamo così, quelli esterni all'Unione Europea, ma chiunque dovesse essere domani il presidente degli Stati Uniti, noi continueremo a lavorare bene con gli Stati Uniti. Denuncio le ingerenze di quando in campagna elettorale c'erano leader stranieri che ci spiegavano che se avessimo vinto noi le elezioni avrebbero vigilato sul nostro stato di diritto, per esempio. Lamento l'ingerenza di leader stranieri di leader italiani che sono andati a trovare leader stranieri per farsi dire in campagna elettorale che dovevano essere votati loro dai cittadini italiani, perché penso che chi vota l'Italia lo decidano gli italiani, esattamente come penso che chi debba vincere le elezioni negli Stati Uniti lo decidano i cittadini degli Stati Uniti.